Salve, salve a tutti. Dunque, in realtà io farò una parte un pochino introduttiva semplicemente per riepilogare un po' come dire, il lavoro svolto, diciamo, non soltanto da Nodi Ispra, ma diciamo, con la collaborazione di praticamente quasi tutte le agenzie costiere. E quindi, ecco, era, diciamo, per mettere al corrente un pochino tutti dell'attività svolta e anche diciamo, un aggiornamento sulle ultime questioni, su questa, diciamo, problematica un pochino, diciamo, più specifica, che è quella del decreto e quindi della gestione dei sedimenti di dragaggio. Diciamo, l'occasione è data ovviamente dall'ultima, come dire, normativa, il decreto appunto 173 sulla gestione, che ovviamente tutti conoscerete. E ecco, è interessante un pochino come ecco, esempio, diciamo, di collaborazione nell'ambito appunto di tutte le agenzie. Una volta uscito il decreto, che insomma è stato, come dire, a cui siamo arrivati anche con dei passaggi, diciamo, abbastanza frettolosi, se vogliamo, insomma, anche se è un po' un eufemismo, vista, diciamo, come dire, il decorso della norma. Però di fatto poi succede così: all'ultimo si cerca sempre, come dire, di stringere. E quindi insieme abbiamo da subito, come sistema, evidenziato alcune criticità. Da qui abbiamo subito fornito anche al Ministero tre prodotti, di cui il primo era un elenco, ecco, di note esplicative, la cosiddetta versione commentata, ecco, dell'allegato tecnico al DM, condivisa appunto dall'SNPA, che andava proprio a chiarire, diciamo così, a livello anche proprio di interpretazione, alcuni passaggi che potevano, come dire, in qualche modo destare qualche incertezza. E a questo abbiamo poi anche aggiunto un elenco di cosiddetti refusi, e cioè di veri e propri, diciamo, errori, se vogliamo, o anche di semplice battitura, o anche semplicemente proprio di rimandi, magari a tabelle, a quant'altro. Ecco. E di fatto poi, ecco, questo secondo prodotto, come dire, dovrebbe costituire un pochino la base anche proprio per un aggiornamento della norma, in quanto il Ministero ci ha segnalato che queste correzioni non potevano essere, come dire, semplicemente indicate, ma avevano bisogno di un, come dire, di un accompagnamento normativo, insomma, ecco, vero e proprio. Il primo invece prodotto, quello delle note tecniche, ecco, è stato poi successivamente rivisto insieme anche al Ministero, e finalmente da poche settimane è tornato in visione a tutti sul sito appunto nostro, e quindi è visibile, diciamo, e anche divulgabile, quindi con quelle che sono poi state ritenute note tecniche effettivamente plausibili, e quindi che non andavano a modificare ovviamente il testo, ecco, ma andavano semplicemente a chiarire alcuni passaggi. A parte questi due primi prodotti, oggi fondamentalmente, ecco, è un po' la terza, come dire, il terzo prodotto sul quale così brevemente io darò qualche piccolo approfondimento, e cioè una serie di tematiche tecnico-operative che, come dire, dalla discussione con voi, con tutte le agenzie, sono evidenziati, diciamo, sono stati evidenziati come approfondimenti da trattare in uno specifico gruppo appunto di lavoro nell'ambito dell'SNPA. E su questo, ecco, ci sono stati, avete visto qua, di fatto tre momenti diciamo, di confronto, a luglio, a settembre e poi l'ultimo a gennaio del 2018, nel quale, ecco, si sono poi via via chiariti anche, diciamo, tutti questi passaggi. In particolare per quest'ultimo punto, e cioè queste tematiche tecnico-operative, ecco, che si intende affrontare poi e rimandare anche più in dettaglio
come dire, a un gruppo che dovrebbe essere, diciamo, formalizzato, poi non si è capito se è già stato formalizzato, non è stato, quindi deve solo essere inserito nel TIC opportuno. Vabbè, insomma, come gruppo di lavoro non ci siamo mai più di tanto come dire, formalizzati, ecco, a questi passaggi, ma abbiamo proseguito, diciamo, con il confronto un po' tra noi, e sono state evidenziate comunque alcune problematiche prioritarie, quindi indichiamo 4, al quale sono state associate poi anche, come dire, così, a livello volontario, diciamo, dei colleghi, ecco, che si sono fatti carico, diciamo, di approfondire un po' la problematica, e questo, diciamo, ha costituito poi una sorta di bozza di pod che a questo punto poi passeremo, diciamo, manderemo alla direzione, ecco, per capire poi dove deve trovare una sua collocazione. Ecco, le tematiche erano sostanzialmente 4. La prima, quella, diciamo, genericamente dell'ecotossicologia, e cioè nel decreto si fa riferimento a diversi aspetti di questo, diciamo, di questo approccio, ovviamente metodologico, in particolare nella caratterizzazione dei sedimenti, nelle batterie, diciamo, di Sagi, viene fatto riferimento a una terza specie che, come dire, poteva rappresentare qualche criticità in ambito anche proprio delle diverse agenzie, e quindi su questo, ecco, si è fatto un focus specifico. Poi tutto l'aspetto del monitoraggio ambientale, perché appunto il monitoraggio di fatto viene indicato nell'allegato, si danno delle linee, diciamo, di indirizzo, ma in effetti la variabilità delle situazioni è tale che l'allegato tecnico non risponde, insomma, diciamo, nel dettaglio a tutte le esigenze, e quindi qui sicuramente c'è bisogno, no, di un confronto anche per un approccio che sia più o meno omogeneo nell'ambito nazionale, no? E non si corre il rischio magari di alcune realtà dove magari per pochi metri cubi da movimentare si vada a indicare tutta una serie di parametri magari anche eccessivi, e viceversa si vada invece a sottovalutare altre situazioni magari che invece richiedono un approccio un pochino più complesso. Ecco, allora questa è un'altra tematica che sarà sollevata. Poi i livelli chimici di riferimento, sapete che appunto per la classificazione, quindi poi per la gestione del materiale, si fa riferimento a livelli indicati L1 ed L2, e quindi su questo c'è una riflessione sicuramente da fare. Tra l'altro il decreto, l'allegato fa riferimento anche alla possibilità di utilizzare valori di fondo naturali, e quindi qui c'è un'altra problematica che si va a innestare, che in alcuni casi può anche destare qualche, come dire, criticità di scelta, e quindi questa è un'altra tematica che è stata, come dire, indicata, ecco, da necessaria appunto da approfondire insieme e da discutere. Un ultimo, ambiti di esclusione, sappiamo che l'articolato soprattutto, non l'allegato, esclude determinati ambiti. È vero che questo in parte non ci dovrebbe riguardare, perché è una cosa che riguarda più un'applicazione della norma in quanto tale, ma siccome poi di fatto nelle singole realtà regionali vengono chiamate anche le diverse agenzie a rispondere se questa esclusione è plausibile o non è plausibile, e anche questa, ecco, è un'altra tematica che almeno al nostro interno richiede sicuramente un chiarimento a livello generale. Infine, una serie di aspetti gestionali che l'allegato dei sedimenti, che l'allegato tecnico richiama, il capping, trattamenti, ecco, per citarne due, se vogliamo, un pochino più articolate, più innovative, e dove però anche qui mancano riferimenti più di dettaglio, e quindi la necessità magari di arrivare a delle linee guida, quantomeno, insomma, a delle indicazioni a cui tutti, ecco, poter attingere, che siano in qualche modo confrontabili sull'intero territorio nazionale, quindi non creino poi a livello locale delle disparità ovviamente di comportamento da caso a caso. Quindi qui sono citate praticamente un po' tutte le ARPA anche che hanno collaborato e partecipato a queste realtà. Brevemente riscorro questi 4 punti. L'ecotossicologia, va bene, nel decreto ovviamente ha avuto un ruolo e ha un ruolo abbastanza, diciamo, importante come linea di evidenza. C'è un approccio ovviamente che
no, viene superato l'approccio tabellare, si va verso un discorso di classi, di pericolo, quindi non più il valore, i valori di riferimento. Questo sia per quanto riguarda il risultato dei saggi ecotossicologici che anche poi il riferimento ai valori chimici. E ecco, questo era il riferimento della terza specie, questa tabella chi ovviamente opera nel settore l'avrete sicuramente ben presente, con l'ultima tipologia, no, dove si richiama un saggio appunto a lungo termine o subcronico, che in qualche modo dà anche una garanzia, diciamo, di una maggiore sensibilità nei confronti appunto della qualità di questi. Però ecco, anche in questo caso c'era sicuramente una situazione variegata nell'ambito delle varie agenzie e quindi la necessità appunto di individuare un percorso formativo che abbiamo individuato con una formazione generale perché tutti possano capire di cosa si sta parlando, un livello di formazione pratica che dia la possibilità alle agenzie che lo vogliono invece di acquisire anche una manualità, ecco, nell'eseguire appunto questo tipo di saggio della terza specie, o addirittura un livello di formazione approfondita laddove un'agenzia voglia anche dotarsi, come dire, di una competenza sul mantenimento e l'allevamento degli organismi. Tra l'altro alcune agenzie su questo sono già anche in grado ovviamente di operare. Niente, questa è una prima tabella dove abbiamo raccolto agenzia per agenzia nominativi di referenti, ecco, che anche per la parte ecotossicologica soprattutto possono costituire, no, un riferimento, e poi le diverse agenzie sono state chiamate anche a dare, come dire, un'indicazione del livello di formazione che avrebbero voluto, come dire, acquisire e anche del numero delle persone necessarie proprio per arrivare a un corso poi da stabilire insieme nei prossimi mesi che, come dire, poter poi approfondire appunto questa problematica. In particolare per due delle specie indicate abbiamo anche dato, come dire, visto che la reperibilità degli organismi e del materiale biologico per poter fare queste prove poteva essere un pochino mettere in crisi, diciamo, qualche agenzia, abbiamo anche ipotizzato e dato la disponibilità appunto di una collaborazione più stretta proprio per fornire anche il materiale, diciamo, sostanzialmente per diventare autonomi anche nel mantenimento degli organismi oppure per approvvigionarsi. Su questo poi è stato anche pubblicato, diciamo, in particolare per il discorso del riccio, un protocollo specifico, perché a livello, come dire, degli standard, insomma, delle normative, diciamo, delle metodologie internazionali, i riferimenti potevano non essere del tutto univoci, e quindi abbiamo pensato bene, ecco, di poter dare uno strumento che quantomeno potesse chiarire per tutti qual era, diciamo, il metodo, ecco, da seguire a livello, diciamo, nazionale italiano. L'altro sulla carsia, soprattutto quello in fase solida, è in preparazione. Per quanto riguarda, mi sono soffermato su questo punto perché poi il punto invece sui livelli chimici locali lo salto, diciamo, a pie pari, perché poi il collega della Prefettura di Venezia Giulia ci porterà un esempio. Ecco, gli ambiti di esclusione, che era il punto 4, già l'avevo accennato prima nell'elenco generale, però ecco, su questo il POD, per così dire, prevede proprio delle fasi principali, come quella di una verifica a livello regionale, ecco, delle norme e dei regolamenti esistenti, visto che si parla anche poi, come dire, si sconfina o si potrebbe sconfinare in altre normative che ovviamente potrebbero avere competenza in materia, come quella del 172 o i rifiuti o terre e rocce da scavo a seconda dei casi, no? Basti pensare che i materiali che vengono messi nelle vasche di colmata un domani potrebbero essere riutilizzati o, come dire, dragati nuovamente, in parte per far posto a nuovo materiale e in parte magari anche per essere riutilizzati, e quindi è necessario su questo punto, come dire, approfondire e condividere anche metodi, metodologie e anche approcci, diciamo, di controllo caso per caso. Detto questo, l'ultimo e poi lascio, l'osservatorio esperto con il Ministero dell'Ambiente, già nel momento del supporto che era stato dato per come dire, la stesura della norma da parte degli enti scientifici, era stato indicato
questo strumento, ecco, per garantire, come dire, non solo il supporto nel momento dell'emissione della norma, ma anche il supporto poi nelle fasi applicative, ecco, perché come dire, l'applicazione fosse il più possibile coerente, e poi anche per evidenziare delle lacune che, insomma, ovviamente tutto è perfettibile, e quindi in questo senso, ecco, sapere poi, ecco, che tipo di modifiche andare a introdurre per perfezionare anche lo strumento che abbiamo messo in campo. Ci sono, qui ecco, mi limito a dire che su questo argomento, sull'osservatorio che ha come obiettivo sicuramente quindi il supporto tecnico-scientifico, quindi con un'azione anche di ricognizione delle casistiche appunto a livello nazionale, perché come sapete si va dal dragaggio di piccoli quantitativi di sabbia ultra magari pulita, no, a livello, come dire, locale, fino magari al dragaggio di milioni, diciamo, di metri cubi, materiali magari anche fini, quindi nel mezzo ci sta un po' di tutto, quindi ovviamente le casistiche possono essere molto, molto diverse, e può anche essere che l'allegato poi alla fine, no, anche se lo sforzo è stato importante, e alla fine poi ci sia qualche situazione che non sempre calza, diciamo, a pennello con quelle che le indicazioni che ci sono. Ecco, e su questo come SNPA riteniamo che ci debba essere un confronto, proprio perché le risposte come SNPA debbano essere il più possibile omogenee a livello nazionale. Sono in corso su questa proposta, diciamo, di osservatorio con il Ministero, diciamo, qualche aggiustamento, perché noi avevamo fatto una proposta, il Ministero ce ne ha sostanzialmente, come dire, accettato una leggermente diversa, e quindi ci sono alcuni elementi che vanno ancora un pochino chiariti, in particolare per la partecipazione dei soggetti. Noi avevamo proposto un pochino l'SNPA, ISS, CNR e CONISMA, quindi tutti i soggetti. Il Ministero in questa prima fase forse vorrebbe essere più rigoroso rispetto a quello che è stato il percorso precedente, e quindi coinvolgere solo ISPRA, ISS e CNR, e prevedere una partecipazione un pochino differenziata, diciamo, sia delle agenzie che del CONISMA. Quindi, insomma, ecco, su questo c'è un attimo, come dire, da confrontarsi, però di fatto, insomma, credo che questa debba essere la strada in cui tutti debbano in qualche modo essere coinvolti. E poi c'è un po' la, come dire, noi teniamo a far sì che questo osservatorio debba essere un, come dire, un momento di confronto, ma che non si possa occupare e rispondere di casi magari ultra specifici, magari con dei pareri no, ad hoc, perché non era questo il senso, diciamo, dell'osservatorio stesso. E poi, ecco, anche sull'attività di implementazione futura, il Ministero ovviamente è un pochino, no, titubante, per noi invece, insomma, ecco, è importante che un'azione anche in questo senso si faccia in modo trasparente, sereno, per migliorare la norma appunto anche nel prossimo futuro. Ultima cosa, uno piccolo spot pubblicitario, vi do probabilmente alcuni, forse lo saprete già, quest'anno ricorre l'appuntamento biennale del convegno di Livorno di ecotossicologia, che in qualche modo vorrebbe applicarsi anche quest'anno un po' a tutte le tematiche terrestri, marine e di acque dolci, e in questo senso la partecipazione degli amici e colleghi delle ARPA in qualche modo viene prevista anche in modo gratuito, almeno, diciamo, per una persona, e quindi su questo, ecco, è un piccolo segnale. Qui mi fermo, se non mi sbaglio, è già la tua prima, vero? Ecco, benissimo, quindi grazie, io passo...